Dopo il debutto assoluto a Parigi nell'autunno scorso e poi di nuovo esposta al Salone di Ginevra, la Volvo XC90 è stata finalmente oggetto di una prima presa di contatto dal vivo. Una prova su strada per assaggiare, almeno in parte, le molte virtù di questa SUV top di gamma per la casa di Göteborg. La XC90 rappresenta una sorta di bandiera per la Volvo di oggi, in tema di scelte tecniche e filosofiche, ma aiuta anche a gettare uno sguardo su quelle che saranno le Volvo di un futuro molto prossimo. Sì, assolutamente sì, perché la nuova XC90 è praticamente il riassunto di tutto quanto Volvo ha studiato, preparato e realizzato con grandi investimenti nel corso degli ultimi anni. Già tante volte avevamo parlato della nuova piattaforma SPA, avevamo parlato dei motori Drive-E con la scelta di Volvo di andare definitivamente sui quattro cilindri sovralimentati sia benzina che biturbo diesel. Più volte avevamo parlato dell'impegno di Volvo sulla ibridizzazione, quindi sulla possibilità di avere vetture con il doppio motore ibrido e benzina in questo caso, e beh, naturalmente con sempre tantissima sicurezza. L'XC90 è la somma di tutto questo, naturalmente abbinata anche a una grande gestione della connettività e della relazione uomo-macchina, che con la nuova XC90 diventa diciamo uno dei punti cardine della nostra strategia attuale e futura. Le prime XC90 arriveranno in Italia con l'estate. Cerchiamo di capire con quale gamma di motori verranno proposte queste affascinanti SUV svedesi. Dunque, per il lancio prevediamo di introdurre la vettura appunto nei primi giorni del mese di giugno, essenzialmente con il motore D5, quindi il motore da 225 cavalli turbo diesel, che ci attendiamo sarà il motore più venduto in Italia, ma avremo a disposizione anche il T6, quindi la vettura benzina. Nel corso dell'estate poi introdurremo anche il T8, quindi il top della gamma, quindi il twin engine, la vettura appunto dotata da un motore benzina da 320 cavalli, un motore elettrico da 80 cavalli per una combinata da 400 cavalli di potenza, e poi invece subito dopo l'estate introdurremo anche i motori D4, quindi la possibilità anche di avere 190 cavalli turbo diesel, in questo caso anche front wheel drive, quindi sostanzialmente l'entrata della gamma XC90. Grande è stata la ricerca estetica per definire il look, il design della nuova XC90, sia all'esterno che all'interno. Questa SUV, nelle intenzioni di casa Volvo, deve rappresentare compiutamente il lusso scandinavo, che, come noto, si basa su di un'eleganza sobria ma fantasiosa. Sì, siamo molto orgogliosi del design di questa vettura, e siamo molto orgogliosi di poter presentare Thomas Ingelath, il nostro capo designer al mondo. Si presenta con questa auto straordinaria, completamente rivisitata e ridisegnata non solo all'esterno ma anche all'interno. All'esterno ovviamente con il nuovo Iron Mark completamente cambiato rispetto al passato, con le nuove linee, con la nuova piattaforma SPA che ha permesso di esprimere nuovo design appunto sia nel frontale che nel posteriore che nella parte laterale della vettura. Un grande ruolo ha giocato la possibilità che offre questa nuova piattaforma di avere un passo particolarmente allungato di questa vettura. E naturalmente negli interni su cui abbiamo dato grandissima attenzione per riproporre naturalmente il comfort che fa parte del nostro DNA, ma anche per riproporre e proporre un nuovo lusso, un lusso scandinavo, un lusso fatto dalla voglia di trasmettere serenità a chi guida, serenità e sicurezza ovviamente a chi guida, quindi tanta luce, tanti spazi e anche tanta possibilità di godersi il viaggio, per esempio con degli impianti di diffusione musicale, grazie alla collaborazione con Bauer & Wilkins, assolutamente di altissimo, altissimo livello. Volvo è sinonimo stesso di sicurezza. Lo è, prima di tutto, nella percezione del pubblico, e non senza ragione. Su questo fronte, infatti, la casa svedese ha sempre investito moltissimo, conquistandosi una posizione di leadership indiscutibile. È ben chiaro che anche la nuova XC90 rappresenta un più elevato punto di riferimento mondiale su questi fondamentali aspetti. Sì, come sempre quando lanciamo una vettura nuova sul mercato, Volvo è alla ricerca sempre di continuare il proprio progetto sulla sicurezza, che è partita tantissimi anni fa e che oggi trova nella strategia 2020 la sua ragione d'essere. Noi abbiamo dichiarato più volte che entro il 2020, quindi entro il 2020, tra pochi anni, il nostro obiettivo è quello di eliminare qualsiasi ferito, qualsiasi decesso dovuto ad una vettura Volvo. In questa direzione ci stiamo muovendo. Ovviamente l'XC90 rappresenta un grandissimo passo in avanti perché ha standard praticamente tutto quanto oggi
si può trovare sulle vetture Volvo in termini di sicurezza, e in più naturalmente delle grandissime novità, ne cito una su tutte, cioè la possibilità che nell'ambito del concetto di City Safety, cioè quel sistema che riesce a evitare i tamponamenti o comunque gli incidenti con le biciclette e adesso anche con i pedoni, prima era solamente con le autovetture, bene, tutto questo adesso riesce ad essere sviluppato dalle C90 anche quando dovesse provenire una vettura in una direzione di marcia non in linea con quella delle C90, ma con una linea che incrocia quella delle C90, quindi sostanzialmente l'IC90 sarà in grado di frenare automaticamente se per esempio qualcuno non dovesse rispettare il rosso e quindi dovesse ad un incrocio entrare in rotta di collisione con l'IC90. Assieme a questo tanti altri sistemi di sicurezza, tra cui per esempio il sistema che riesce a preparare la vettura in caso di uscita di strada e quindi la possibilità di abbassare al minimo quelli che sono i danni sugli occupanti della vettura nel caso appunto malaugurato di un'uscita di strada. Quando a giugno le prime XC90 arriveranno nelle showrooms di Volvo, i suoi listini, per fortuna, la renderanno ancora più attraente. Ma a me piace raccontare e piace dire che se noi prendessimo in considerazione la vecchia XC90, quella che ancora oggi è sul mercato, cioè quella che fu lanciata nel 2002, circa 48.000 euro, basterebbe applicare un tasso di inflazione dell'1-1,5% per questi anni per arrivare al prezzo d'ingresso della nuova C90. La nuova C90, nonostante la nuova tecnologia, i nuovi telai, il nuovo design, quindi essere completamente una vettura nuova con una tecnologia straordinariamente innovativa, partirà da 52.500 euro nella versione D4 a 190 cavalli front wheel drive, quindi turbo diesel, che come ho detto prima sarà disponibile dopo l'estate. Al momento del lancio le vetture disponibili, per esempio D5, che sono quelle che in prevendita già stiamo vendendo molto molto bene, avrà un prezzo di partenza intorno ai 56.000 euro.